Essere radiato perché non è d'accordo col vaccino. Nessun medico. Dai, Spatalino contro gli immigrati. Vai. Pure Spatalino, quindi il razzismo. Benissimo. C'è un'unica soluzione: mandare a Roma un governo forte che abbia il coraggio di adottare politiche dure, perché con questa feccia africana non puoi ragionare serenamente. Parla di feccia africana, signor Spatalino. Vai. Se ci vogliamo salvare, dobbiamo intervenire nella Costituzione. Mamma mia. Perché è inammissibile che c'entra la Costituzione. Questi selvaggi africani possano reagire come hanno fatto l'altro giorno a Napoli. Che è successo? Noi dovremmo insorgere, dovremmo essere compatti. E invece ognuno pensa al proprio orticello e se ne fregano delle scene di Napoli. Ma prima o poi gli africani si organizzeranno. Gli africani. E verranno casa per casa quando saranno in tanti. Ma non è vero. E non ci saranno tanti poliziotti, carabinieri, vigili a difenderci. Cioè, secondo lui gli africani andranno casa per casa quando si organizzeranno. Io, è gravissimo quello che ha detto, è gravissimo. Ha parlato è di molto grave. Selvaggi africani, feccia africana, dice che razzismo, gli africani si organizzeranno per andare casa per casa. Guarda, un quarto d'ora che siamo in onda e sono stati commessi reati su reati. Bisogna vigilare, ci metteranno i piedi addosso, faranno quello che vogliono, vai. Bisogna vigilare, bisogna stare attenti, non bisogna demordere. Questi ci mettono i piedi addosso fra qualche anno, credetemi. I negri. Grazie al ventre molle delle istituzioni, perché si ha paura di intervenire. Fanno quello che vogliono in Italia. Vai a fare una cosa del genere nei loro paesi, vai in Africa a picchiare i loro poliziotti. Distendono. Ma io piango. Senza tanti se e senza tanti ma qui ormai hanno capito l'antifona. Possono fare quello che vogliono. Diffondere. Buona serata. BEPS, i più grandi negozi specializzati.